Abbiamo pensato così adesso circa un'ora o poco meno di intervista da parte anche di Dante a Nicola, con alcune domande, poi verso dalle 6, quindi fino alle 6:30 circa, alcune domande del pubblico, quindi se volete preparatevi, domande brevi, concise e precise. E poi dalle 6:30 in poi abbiamo pensato di fare un aperitivo con chi vuole, un aperitivo di comunque sostegno da parte dei cittadini del Movimento 5 Stelle, con 8 euro insomma avrete un buon aperitivo con due consumazioni, insomma chi vuole poi dopo alle 6:30 anche con Nicola, insomma quel quarto d'ora che riuscirà a stare con noi o cose del genere, potremo insomma brindare insieme e degustare qualche cosina da mangiare. Che ci vuole, vero Nicola? Perché sai, no, giusto per dire che ieri era Roma, oggi viene qua questo pomeriggio, dopo andrà a Ferrara, domani di nuovo a Roma. E giustamente c'è la moglie con lui stasera, che sennò non vedrebbe mai probabilmente i componenti della sua famiglia. E due parole brevissime di presentazione. Io penso che qualcuno mi conoscerà, sono Adriano Miccioli, il consigliere comunale di Fana 5 Stelle. Il motivo per cui siamo qui e abbiamo iniziato con questo 28 settembre qua in piazza, il fatto è che ci stiamo preparando per vincere le elezioni del 2014, perché qui a Fano ci saranno le elezioni comunali del 2014. Ed è ora insomma che a Fano cambi qualcosa. Non ci fermeremo davanti a nessun ostacolo, e anche chiamare comunque sia tutti i parlamentari o quasi, insomma un buon numero di parlamentari a parlare qui a Fano è importante per far capire come lavora il Movimento 5 Stelle sia a livello nazionale, e chiaramente lo associeremo poi anche a livello locale. Oggi partiamo da qui in piazza, sarà un tour che praticamente toccherà tutte o quasi le frazioni e i quartieri di Fano, quindi sarà un tour molto lungo di alcuni mesi fino alle prossime elezioni del maggio del 2014. Questo perché? Perché mentre gli altri, tra virgolette, stanno litigando, penso che vi accorgiate anche leggendo i giornali, su chi proporre per le prossime elezioni, noi stiamo lavorando magari in silenzio con dei gruppi di lavoro che riguardano un po' gli argomenti più importanti della nostra città, dal, diciamo, l'argomento dell'economia, del lavoro, dei problemi sociali, dell'ambiente, del riciclo dei rifiuti e quindi dello sport, insomma me ne stanno venendo un po' in mente, non ve li voglio dire tutti perché sarei lunghissimo. Quindi insomma stiamo lavorando, molta gente si è avvicinata e addirittura appunto abbiamo dovuto fare questi gruppi di lavoro perché il numero è molto elevato di persone, e questo ci fa molto piacere. Sapete che noi facciamo solo riferimento ai cittadini, quindi non possiamo fare altrimenti. E quindi stiamo lavorando per far sì che comunque sia ci sia un programma che non sia il famoso libro dei sogni, ma sia un programma concreto, realizzabile. Questo non è facile, ve lo assicuro, perché è molto più facile fare un libro dei sogni per la città di Fano, più che invece andare a studiare e documentarsi su quello che è possibile veramente da qui ai prossimi almeno 5 anni fare a Fano. È un lavoro meticoloso che magari rimane un po' nascosto all'inizio, ma che appunto grazie a questi incontri che iniziano da oggi, questo tour che inizieremo a fare da oggi, verranno a conoscenza della cittadinanza, anche perché sarà un programma in itinere, sarà un programma che verrà, diciamo, redatto in modo a forma di bozza, se vogliamo, per cui i cittadini che partecipano a questi incontri potranno poi dire la loro e darci dei suggerimenti per renderlo più completo e organico e anche magari più fattibile, perché magari non ci rendiamo conto poi di tutte le problematiche che ci sono nei quartieri fanesi. Questo è, diciamo, una collaborazione che noi chiediamo. Sapete che le nostre parole sono trasparenza e partecipazione, e lo vogliamo proprio mettere in campo. Non mi voglio dilungare di più. Abbiamo fatto adesso, faremo un po' di trasparenza in questo caso, perché Nicola ci racconterà un po' delle avventure, se vogliamo, a livello parlamentare. La partecipazione inizieremo a farla magari dal prossimo incontro, da quando insomma inizieremo poi a proporre anche il programma. E quindi insomma buon lavoro a tutti, buon ascolto, buona partecipazione, e speriamo insomma anche di divertirci un po', perché no, perché a volte no, qualche aneddoto c'è sempre nella vita, anche nei momenti più seri, vale a dire nella vita del Parlamento, nella vita della città che si sta preparando anche le elezioni. Quindi insomma facciamolo con spirito anche insomma allegro e festoso. Grazie a tutti. Ecco, io direi poi per far sviluppare meglio il dibattito, magari chi vuol fare delle domande si avvicina al palco per agevolare maggiormente, cioè per velocizzare e fare più domande possibili al senatore Morra. A Nicola. Bene, allora la prima domanda
a 7 mesi dalle votazioni, abbiamo vissuto tutti quanti un clima politico sempre più teso, con vicissitudini che sono accavallate. Ecco, puoi illustrarci l'attività del Movimento 5 Stelle in questo periodo così difficile, così anche drammatico, perché stiamo vivendo, almeno dalle notizie che vengono divulgate dalla stampa ufficiale, diciamo. La classica domanda per cui la sintesi è in pratica irrealizzabile. Ho detto la classica domanda per cui la sintesi è di fatto irrealizzabile. Allora, noi siamo entrati esattamente in aula il 15 marzo ed eravamo tutti emozionati, come ovvio, perché nessuno di noi, penso, si era mai sognato di poter diventare un senatore della Repubblica, e questo da un lato secondo me è stato particolarmente positivo, perché tuttora è forte la convinzione di essere dei cittadini normali, e questo secondo me è un qualcosa che dobbiamo mantenere fino alla fine, perché noi, se siamo là, siamo per far entrare la logica di tutti noi nei palazzi piuttosto che accettare la loro logica. Vi racconto quanto mi è capitato, proprio per farvi capire esattamente che cosa vi voglio intendere. Un paio di mesi fa, se non ricordo male, ho dovuto presiedere commissione congiunta, eravamo noi di affari costituzionali con giustizia, il presidente della commissione giustizia è Nitto Palma. In base al regolamento della Camera presiede la commissione il membro più anziano, il presidente più anziano, di conseguenza presiede Nitto Palma. Nitto Palma è molto molto intelligente, molto molto rapido, per cui cede la parola e lui distrattamente ascolta chi interviene e mi rivolge questa domanda: come vi trovate? Io gli ho risposto: male. E lui, tutto stupito: perché? Io gli ho risposto: perché si ha la sensazione di essere inefficaci, di non poter incidere, di perdere tanto e tanto tempo senza poter operare. Lui mi guarda e risponde: la stessa sensazione l'ho avuta io per i primi 6 mesi. Il vostro problema è che voi ancora non avete affinato e acquisito la mentalità, la logica che stanno qua dentro. Quando acquisirete questa logica, vedrai che tutto andrà a posto. Io l'ho guardato e gli ho risposto: veramente noi siamo entrati qua per portare la logica, la sensibilità che stanno fuori anche qua dentro. Se poi noi diventiamo come voi, non abbiamo più ragione d'essere, ce ne possiamo tornare a casa anticipatamente. Ora, sono partito con un aneddoto per farvi comprendere esattamente quale sia la sensazione che accompagna le giornate di chi era entrato credendo di poter dare un contributo al Paese. Un altro aneddoto e poi vi faccio la morale, come dicevano gli antichi. Il 7 e l'8 agosto si è discusso in Senato per la procedura d'urgenza per la discussione della legge elettorale. Noi abbiamo chiesto che venisse immediatamente inserito nella discussione anche il DDL che avevamo già presentato e che di fatto raccoglie le istanze di Parlamento Pulito, quindi fuori i pregiudicati dal Parlamento, non più di 2 mandati. Reintroduzione della preferenza, si può essere candidati in un solo collegio e non dappertutto. Soltanto questo. Poi, una volta che ci avessero concesso questo, avremmo tranquillamente ragionato maggioritario, proporzionale, doppio turno, tutto quello che si vuole. Però a nostro avviso questo era propedeutico, era il pre-politico che permette poi la discussione del politico. Facciamo le nostre considerazioni in aula, venendo ripresi. La Finocchiaro ci bacchetta perché
a suo avviso il movimento è antidemocratico e pertanto con il movimento non si può dialogare, neanche a fronte di richieste che erano state sostenute dalla firma di 350.000 cittadini, e non penso solo e soltanto del movimento. Finisce la discussione, mi sento in parecchi, perché ero intervenuto pure io nella discussione, mi sento in parecchi che mi danno le pacche sulle spalle, parecchi degli altri gruppi, del PD e del PDL. Mi fermo e mi fanno: tanto non cambierà niente, perché non conviene a nessuno cambiare la legge elettorale. Per cui la considerazione che vi volevo fare era semplicemente questa: noi dobbiamo capire che c'è una sorta di schizofrenia fra quello che ci si vuole far sapere e quello che di fatto è. Noi, ve lo posso garantire sui miei figli, su mia moglie, insomma sulle persone che ho più care, noi valutiamo sempre in funzione della qualità dell'atto, del provvedimento che viene sottoposto all'Aula. Se ci piace, se lo consideriamo valido per i cittadini italiani, anche se non ci abbiamo pensato per primi noi, anche se proviene dal PD o dal PDL o da Sello o da Scelta Civica o dalla Lega Nord o da Gallo o dagli altri gruppi, ma mi pare che al Senato non ce ne siano più, noi lo votiamo perché reputiamo che al primo posto vi debba essere l'interesse del Paese. Al contrario, loro valutano sempre in funzione delle eventuali ricadute politiche se passa un provvedimento, un DDL, una mozione del Movimento 5 Stelle. Ora, tutto questo a mio avviso rende chiaro il quadro. Noi siamo là, magari sbagliando, ma se sbagliamo, sbagliamo in buona fede, per gli interessi dei cittadini. Loro sono là per gli interessi loro. Noi in più occasioni abbiamo chiesto condivisione di battaglie centrate sulla trasparenza, sull'allargamento dei diritti dei cittadini, sulla democrazia, e in più occasioni c'è stata sbattuta la porta in faccia. Vi ricordo, e poi cedo la parola nuovamente a Dante, un episodio che mi ha visto nuovamente coinvolto. Ho incrociato Corradino Mineo in occasione delle Quirinarie. Corradino Mineo mi ha fermato, mi ha detto: ma quale potrebbe essere il vostro candidato, perché se proponete Prodi si potrebbe... Ho detto: guarda, il candidato verrà scelto dagli iscritti al blog, personalmente io voterò Roberta De Monticelli. Lui mi guarda, poi io continuo: e io mi auguro, votandola, che possa essere lei la nostra candidata. Lui mi guarda nuovamente e mi fa: ho capito, ma il candidato vero chi è? Perché loro hanno sempre l'idea che vi debba essere una doppia verità. C'è una verità pubblica per la povera gente, per i fessi, per i creduloni, per quelli che apprendono dal telegiornale, dalla lettura del quotidiano, e poi c'è una verità per il palazzo, per i pochi noti, per quelli che si scambiano gli sms fra di loro, con Zanda, con Travaglio, con Calderoli. Vi dico il nome di un giornalista perché molto spesso poi in tutta questa discussione intervengono appunto dei giornalisti, perché i giornalisti sono degli opinion makers. Io ho sempre ritenuto che al primo posto vi dovesse essere la sovranità del popolo e quindi dei cittadini, per cui se i cittadini votano sulla rete Romano Prodi, io rimango molto molto perplesso, però non posso che prendere atto di questa scelta, perché se uno vale uno, io divento minoranza, la maggioranza sceglie Romano Prodi. La cosa che loro non riescono affatto a comprendere è che vi possa essere il superamento di questo doppio binario. Per loro c'è sempre necessità di far arrivare all'esterno una certa verità per poi giocarsela all'interno in tutt'altro modo. Noi invece vorremmo che vi fosse un'assoluta coincidenza fra essere ed apparire. Tutto qua. Allora, Nicola,
è stato capogruppo Senato fino a pochissimo tempo fa ed è vicepresidente agli affari costituzionali del Senato. Per cui mi sembra una domanda proprio indispensabile fare, e torno all'articolo 138. Ci può spiegare bene l'importanza di questo articolo e perché il Movimento 5 Stelle sta facendo questa battaglia così dura per salvare l'articolo 138 della Costituzione? Tutti quanti sappiamo che la nostra Costituzione è nata per volontà dei costituenti rigida. Rigida non significa perfetta e dunque immodificabile. Rigida significa da modificare con estrema cautela. Ora, questa cautela è data dal rispetto di una tempistica e di alcune procedure che appunto l'articolo 138 ha definito. C'è la navetta fra le due camere, insomma c'è la necessità di attendere del tempo affinché le posizioni eventualmente assunte da una camera vengano metabolizzate anche dall'altra e vi sia una cristallizzazione, una metabolizzazione appunto delle scelte fatte per poi confermare queste stesse scelte. Ora, la cosa che ci ha colpito è che di fatto i tempi che loro hanno imposto con questa forzatura dell'articolo 138, perché loro lo hanno violato, lo hanno di fatto insomma aggirato, sono tempi addirittura secondo molti superiori a quelli che si sarebbero ottenuti seguendo l'articolo 138. La questione vera, oltre che dei tempi, è quella della costituzione del famoso comitato che di fatto esternalizza, scusate se uso un verbo caro a determinati settori lavorativi, esternalizza delle funzioni che dovrebbero essere proprie del Parlamento. È vero, il comitato poi sottoporrà a quest'ulteriore commissione di cui faranno parte 40 membri più due presidenti e così via, però tutto quanto è stato pensato per far semplicemente ratificare al Parlamento ciò che altri stanno realizzando. E credetemi, la cosa che mi fa più indignare, la cosa che mi fa più sì, girare i satelliti, è che fino a pochi mesi fa, fino al 24 e 25 febbraio, molta parte del mondo politico si era schierata contro riforme in senso presidenzialistico della nostra Costituzione. Adesso, nel giro di pochi mesi, c'è stato l'ennesimo giro di valzer e di conseguenza ciò che sembrava essere un vulnus alla democrazia, un infrangimento dei principi della nostra Costituzione, adesso è tranquillamente accettato. Io purtroppo per i miei colleghi, purtroppo insomma per chi mi sopporta, nella vita faccio anche l'insegnante di storia, e l'insegnante di storia bene o male un pochino di memoria la deve avere. A me sta bene pure che si possa cambiare idea, perché io non penso affatto che l'essere umano debba nascere in un certo modo e debba morire sempre in quel modo, però coerenza vuole che in assenza di fatti forti si debba continuare ad avere quel convincimento che tu prima professavi, a meno che tu non sia semplicemente un voltagabbana, uno che oggi dice questo e domani dice l'esatto contrario pur di assecondare la comunis opinio, pur di ottenere consenso. Ma tutto questo ci fa abbandonare il campo della politica e ci fa sposare il campo della retorica. È facile in certi momenti usare certi proclami, ma il movimento ha sposato una politica di razionalità. Quindi è vero, bisogna anche gridare la propria indignazione usando toni forti in molti casi, ma questa indignazione deve essere sempre fondata su un atteggiamento che nasce da riflessione. Uno dei motivi per cui il sottoscritto si è lasciato convincere dal blog di Grillo a suo tempo
è dato dal fatto che a conclusione di ogni post Grillo suggeriva la lettura di un libro e quindi un approfondimento monografico e non soltanto, affinché la riflessione venisse corroborata da contenuti che la sostanziavano, che la arricchivano, perché noi non dobbiamo mai arrivare all'asserzione senza saper sviluppare argomentazione, e l'argomento nasce da letture, da riflessioni, da esperienze. Se no saremmo semplicemente, come molti tendono a presentarci, populisti e demagoghi, ma noi non lo siamo, perché noi lavoriamo, e lavoriamo anche parecchio. Io vi posso dire che ho moltissimi colleghi che studiano e lavorano sugli atti ben più del sottoscritto, hanno una straordinaria capacità di entrare nel merito, nel cuore dei problemi. Il sottoscritto, in qualche misura, per il suo ruolo di portavoce, si è dovuto un pochino orientare su questioni che non erano sue proprie. Purtroppo per voi e purtroppo per me sono stato considerato uno di quelli più capaci di comunicare televisivamente, quindi spesso e volentieri ogni tanto mi capita di, e vi posso garantire che per esempio io mi sono sentito non tanto bene quando per la prima volta da Mentana mi hanno truccato. Non mi era mai capitato, ma mi hanno detto che era un must e si doveva, quindi se il movimento chiede questo. Però vi posso garantire che noi abbiamo tantissime energie, tantissime intelligenze votate allo studio dei problemi e alla soluzione degli stessi. Certo, possiamo far meglio, dobbiamo far meglio, ma questo vale per tutti. Noi cerchiamo di darci il massimo, e se siamo là dando il massimo ancora oggi, perché è un ambiente straordinariamente vomitevole quello in cui mi trovo, e perché sappiamo di aver centinaia e centinaia di migliaia, anzi milioni di cittadini come noi, che vogliono che noi si stia là al fronte a combattere. Ora, io non so che cosa possa determinarsi nelle prossime ore, perché avete sentito tutti che lunedì, martedì è possibile che si torni alle Camere, che si chieda la fiducia. Io dico semplicemente questo: noi siamo là da metà marzo, quindi sono passati diversi mesi. In questi mesi tutti quanti noi abbiamo sperimentato l'atteggiamento di tutti i gruppi. Io vi posso garantire che in qualche misura ho una sorta di tenerezza nei confronti di qualche senatore di altri gruppi che su singole specifiche questioni sono stati capaci di uscir fuori in dissenso rispetto al loro gruppo, esternando la voce della coscienza. Però io queste posizioni le ho trovate su singole questioni, senza che poi vi sia stata la capacità di fare un passo ulteriore. Io ho sentito, per esempio, dir non male, ma malissimo di Matteo Renzi da molti senatori del PD, che me l'hanno presentato come il trionfo del nulla. Un mese dice una cosa, un mese dopo dice l'esatto contrario, però lui lo sa dire. E allora, già che lo sa dire, noi stiamo delegando ad un comunicatore del vuoto torricelliano, la possibilità di guidare l'Italia fuori dalle secche, ma non perché abbia contenuti, semplicemente perché è un affabulatore. Se queste cose me le dicono confidenzialmente, la mia domanda, e non soltanto la mia domanda, è: perché non le dite a tutti gli italiani? Perché non fate un passo in avanti? Perché non avete il coraggio di rompere con questa tradizione? E questo vale per tanti altri colleghi. Però questo coraggio è loro mancato. Io sono sempre più convinto che noi, quando sarà, non si debba indicare un nome, perché soltanto Gesù Cristo, per chi ci crede, potrebbe salvare l'Italia dal declino su cui questa classe dirigente l'ha portata. E noi pensiamo che piuttosto che un nome, qua si debba semplicemente operare una rivoluzione culturale, comportamentale, nei fatti. Da quanti anni è che sentiamo parlare, per esempio, di scorte e di auto blu?
ma se neanche il Ministero degli Interni riesce ad avere i numeri delle auto blu, perché alcune amministrazioni pubbliche si rifiutano di comunicare il dato richiesto al Ministero, questo significa che non è una questione del singolo, o tutti quanti attraverso una logica empatica della condivisione decidiamo di puntare sul futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, ci rimbocchiamo tutti le maniche, soprattutto chi ha più privilegio, perché attualmente stare nei palazzi significa aver privilegio. Chi vi parla, già che è figlio di emigranti, è nato a Genova e quindi voi sapete i genovesi godono di una certa fama. Benissimo, ogni tanto capita che al Senato io spenga le luci. Essendo il Senato fornito di energia elettrica da una centrale fotovoltaica che dovrebbe servire soltanto il Senato, ma in realtà serve anche altri paesi, si pensa che tutto ciò significhi usare energia elettrica a sbafo. Secondo me, che tu la ottenga con pannelli fotovoltaici o in altro modo è secondario. Tu devi imparare ad usare e non a sprecare, e questo deve valere dal primo. Quando sono diventato capogruppo, alla seconda capogruppo cui ho partecipato, a fine della stessa ho invitato Grasso a trattenersi un attimo. Grasso mi guardava con simpatia, ha accettato questa mia richiesta, gli ho fatto: Presidente, mi scusi, lei appena si è insediato ha detto che, come ha fatto la Boldrini, avrebbe indotto i gruppi parlamentari a lavorare ben di più, quantomeno dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina. Non è semplicemente un problema di allungamento dell'orario, è un problema che concentrando troppo i lavori di commissioni, commissioni congiunte, comitato pareri, le commissioni speciali bicamerali e non solo, l'aula, concentrando tutto dal martedì mattina al giovedì fine mattinata, perché di fatto i parlamentari lavorano per questi giorni, non si ha la possibilità di lavorare bene, non si ha la possibilità di leggere tutti gli emendamenti, i subemendamenti, gli emendamenti che vengono presentati in aula, che manco vengono stampati e che però già vengono messi in votazione, perché è un continuo rincorrere l'attività di decretazione del governo, e questo è un altro aspetto della vicenda emergenziale che stiamo vivendo, che volevo anche sottoporvi alla vostra attenzione. E Grasso, ma guardate, mi ha fatto con calma, gradualmente, al che io ho capito che non si cava sangue dalle rape, si dice dalle nostre parti in Calabria, è inutile sperare da uomini che hanno alle spalle una lunga esperienza un cambiamento di passo. Chi nasce tondo non muore quadrato, questo è un altro proverbio calabrese e non soltanto. Io a Grasso non posso chiedere quello che Grasso non è mai stato abituato a fare, e Grasso non è stato probabilmente abituato a rispettare il volere dei cittadini, perché si è sempre posizionato al di sopra degli stessi. Vi dico anche questo con rabbia, e poi ricevo il microfono a Dante: noi a Grasso abbiamo con rabbia e con insistenza chiesto da subito, e cioè dal 15 marzo, l'insediamento della giunta per le ineleggibilità e per le incompatibilità, perché a nostro avviso Silvio Berlusconi, e non soltanto lui, non era ineleggibile causa legge Severino, ma era ineleggibile causa quella famosa legge del 1957, la 361, che in qualche misura normava il conflitto di interessi. Chi è titolare di una concessione pubblica non può essere nello stesso momento anche parlamentare della Repubblica. Ci sono senatori del PD che hanno votato la petizione promossa a suo tempo da Micromega e che poi, dimenticandosi di aver firmato questa petizione, hanno votato il DDL Mucchetti, che invece garantirebbe a Silvio Berlusconi un altro anno di tempo per sciogliere l'amletico dubbio, o mi tengo le
concessioni pubbliche oppure me ne vado, oppure rimango in Senato. Benissimo, noi abbiamo chiesto a Grasso l'insediamento di questa giunta dal 15 marzo, ce l'ha data a luglio, e ce l'ha data a luglio per il precipitare degli eventi. Di fatto io sono dell'avviso che Vattimo e Vendola abbiano visto bene quando hanno individuato nel novembre del 2011 il momento in cui sarebbe stato realizzato un accordo, un patto. Da un lato qualcuno lasciava la presidenza del Consiglio e dall'altro qualcuno garantiva qualcosa, un salvacondotto, una sorta di via di fuga dorata. Ora, il precipitar degli eventi è stato causato dall'imprevedibilità, e io ne sono contento, di parte della nostra magistratura, che ha onorato l'impegno per cui è diventata giudice della Repubblica. Si cerca di non far arrivare a prescrizione un processo, questo lo dovrebbero fare tutti i magistrati, lì dove è possibile, perché materialmente molto spesso questo non è possibile, è giusto spendersi con tutte le energie per arrivare a determinare che cosa sia giusto e che cosa no. Concludo veramente, la sentenza di Cassazione, lo sappiamo tutti, è una sentenza di legittimità, per cui nel merito Silvio Berlusconi era stato già condannato con la sentenza di Corte d'Appello. Già questo, secondo me, doveva essere sufficiente per chiedere a Silvio Berlusconi di fare non un, ma 18, 25, 30 mila passi indietro. Diciamo, hai nominato una Berlusconi, quindi è obbligatoria quest'ultima domanda, poi magari direi diamo spazio al dibattito per materialmente l'analisi che fa il Movimento 5 Stelle in generale e tu in particolare dell'attuale situazione, cioè di questo scontro feroce su l'argomento Berlusconi. Come viene analizzato dal Movimento e da te in particolare? A mio avviso la verità è questa, poi posso essere tranquillamente smentito e questa è un'occasione di confronto. Noi stiamo già vivendo una fase di formidabile accelerazione di una crisi che è iniziata tanto e tanto tempo fa e che noi non abbiamo saputo anticipare nei suoi esiti, che stanno diventando ogni giorno di più drammatici. Il nostro paese è bloccato da miopia politica, da egoismo sociale, da ingessature giuridiche. Attualmente la crisi è stata accelerata dal pessimo uso della moneta, e cioè dell'euro. Noi sempre più, e con noi anche altri paesi della cosiddetta area euro, stiamo soffrendo il precipitare della nostra produttività senza che questo precipitare sia accompagnato da alcun saggio intervento che quantomeno, io non dico risolva il problema, ma lo limiti. Non hanno proprio idea di come fronteggiare le emergenze. Se voi ben ricordate, Saccomanni, un paio di mesi fa, a fine luglio, sostenne che per esempio per avviare la riduzione del debito pubblico sarebbe stato ottimale vendere i cosiddetti gioielli di famiglia e quindi vendere anche per esempio Eni. Ora, molti economisti immediatamente confutarono Saccomanni. Eni garantisce un rendimento annuo per gli azionisti, e lo Stato è un formidabile azionista di Eni, pari al 6,5% negli ultimi anni. Tu devi combattere per ridurre eventualmente un debito che ti costa il 4,5% e il 5% annuo. Quindi mai e poi mai andrai a vendere un asset che ti garantisce interessi superiori. Significa che manco
sai far di conto, significa che sei assolutamente illogico. Moltissimi provvedimenti che loro presentano come risolutivi della crisi sono semplicemente dettati dall'emergenza di far propaganda, dalla necessità di far propaganda, perché poi sono del tutto illogici. Pensiamoci, noi pochi giorni fa abbiamo risolto, così loro dicono, il problema dell'IMU, l'abbiamo risolto poi per modo di dire, contestualmente non risolviamo il problema dell'IVA. L'IMU poi è stato risolto con un gioco di parole. Non ci sarà più l'imposta mobiliare unica e municipale unica, scusate, ci sarà la service tax, e su chi graverà? Fra l'altro non più sui proprietari bensì sugli inquilini, come se in queste guerre fra poveri, perché molto spesso diventano guerre fra poveri, ci sia una categoria straordinariamente più privilegiata e sia appunto quella degli inquilini. Ora, come voi capite, come capisce chiunque, come capisce un normale insegnante di filosofia e storia di un liceo statale italiano, tutto questo è pura propaganda. Noi avremmo la possibilità di intervenire su tanto e tanto altro, però non si vuol fare. Non per far propaganda, perché altrimenti potrei essere accusato di usare gli ennesimi e i soliti argomenti. Mi viene da ricordare la schifezza che hanno voluto in Senato con la cancellazione delle multe che gravavano sui concessionari di slot machine, e sarebbe una cifra di poco inferiore ai 2 miliardi di euro. Ma mi viene da pensare anche, proprio per allargare, no, il novero delle possibilità, ad un'inchiesta che qualche mese fa ha condotto la Repubblica. Questa inchiesta riguardava l'esercito italiano. Nel corso degli ultimi 20 anni l'esercito italiano, causa trasformazione della leva da obbligatoria a volontaria, ha perso circa la metà degli effettivi, conservando però tutti gli alti graduati. Quindi dai colonnelli ai generali, agli ammiragli, ai comandanti di flotta aerea e così via, perché riguarda anche naturalmente la marina e l'aviazione, in questo discorso non c'è stata alcuna riduzione d'organico. Un soldato, come si diceva un tempo, ha un soldo veramente ridotto, invece un ammiraglio, un generale a 2 o 3 botte costa allo Stato tanto, tanto, tanto. Noi su quel tipo di categorie sociali non riusciamo mai e poi mai ad intervenire. Mi fa rabbia sapere che la Corte Costituzionale sostenga che per esempio il contributo di solidarietà non possa essere chiesto ai dipendenti pubblici che guadagnano più di 90 oppure più di 150 mila euro l'anno. Questo è un problema. Io prima vi dicevo delle ingessature giuridiche. Quando sento parlare per esempio di diritti acquisiti, a me veramente si gela il sangue, perché il diritto è una cosa, il privilegio trasformato in pseudodiritto grazie ad una leggina è tutt'altra cosa. E nel nostro passato i partiti, per soddisfare sempre le clientele e per ottenere consensi, hanno fatto schifezze legificando in tal direzione. Io provengo da un settore della pubblica amministrazione in cui fino a metà degli anni Ottanta si riusciva ad andare in pensione con meno di 40 anni anagrafici e con 15 anni di contributi versati. Tuttora c'è gente nella pubblica amministrazione, parlo soltanto della pubblica amministrazione, che continua ad avere un trattamento pensionistico da pura follia, anche e soprattutto perché gli viene calcolata la pensione sul metodo non contributivo bensì retributivo. Tuttora c'è gente come Giuliano Amato che, nominato giudice di Corte Costituzionale, dovrà rinunciare al vitalizio da parlamentare, ma si tratta di poca roba, 9.000 euro al mese circa, per cui lui prima, sono cifre all'ordo e ci tengo a precisare, lui prima aveva 31.000 euro, dovrà detrarre 9.000 euro e dovrà aggiungere 32.000 euro al mese.
lordi, significa 22 più 32, 54 mila lordi. Io credo che portandolo anche a 10 mila euro, ma voglio proprio esagerare, già su quella voce, come lui ce ne sono tanti altri, perché all'inizio si pensava che Giuliano Amato fosse uno dei più, poi è venuto fuori, vi ricordate, hanno dato soltanto 10 nomi, ma il pensionato pubblico che costa di più allo Stato in Italia, non mi ricordo il suo cognome, percepisce 91 mila euro lordi al mese. Sentinelli. Sentinelli. Sì, è un ex... Telecom era, ecco, mi fate un nome che mi fa ulteriormente incazzare. Io ho una certa età e ricordo che negli anni 80, negli anni 90, chi in Italia voleva fare qualche investimento azionario si suggerivano i cosiddetti titoli da cassettisti. Cioè li prendi, ma sono solidi, non avrai mai problemi, non guadagneranno nell'arco di 3 mesi il 100%, però sono titoli ad alta patrimonializzazione, sono titoli che ti staccano una cedola annuale molto importante. Si tratta in particolare anche di SIP e di STET, dalla cui fusione poi è stata fatta nascere Telecom. Poi voi sapete che quelli con cui secondo molti ci si dovrebbe alleare, i nostri amici del PD, nel 1997 hanno dato vita ad una politica molto saggia di privatizzazioni, per cui un'azienda solida, importante, che anche e soprattutto a livello di innovazione tecnologica era all'avanguardia in Europa e che era considerata un soggetto capace di esportare professionalità italiana all'estero, perché un tempo Telecom Italia comprava all'estero, benissimo, Telecom è stata venduta a debito ad alcuni, e se voi ben ricordate tutto questo è avvenuto nel 1997 quando era Presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Ora io vorrei che in politica, così come dappertutto, venisse introdotto un principio, il principio di responsabilità. Sbagli, paghi, fai bene, vieni premiato. Quantomeno, io non ti dico che se sbagli non potrai mai giocarti una seconda chance, però vai in panchina, e vai in panchina per diverso tempo, anche perché ci sono tanti altri, e sono quelli che vengono dopo anagraficamente, i giovani, che hanno necessità di essere messi alla prova. Io sono pubblica amministrazione perché, come ho detto, sono un insegnante di filosofia e storia. Anche con la discussione che abbiamo sviluppato recentemente in Commissione Affari Costituzionali sul decreto 1015, perché noi soltanto di decreti legge ci dobbiamo impegnare, siamo pagati per fare gli stuoini del governo, però ci pagano bene, anche se noi come movimento abbiamo rinunciato, come voi sapete. Benissimo, noi abbiamo ragionato dell'atavico problema del precariato. Io ne ho le scatole piene di vedere colleghi, magari validi molto più di me, che hanno 50 anni e che sono ancora precari. Precari perché non si ha il coraggio di fare una riflessione seria, complessiva, importante sul lavoro. E proprio per essere chiaro, noi abbiamo iniziato a lavorare in commissione speciale quando ancora le commissioni permanenti non erano state fatte partire, perché secondo lor signori, in assenza di governo, le commissioni permanenti non potevano decollare. In commissione speciale ho avuto la fortuna, non so come dire, ho avuto insomma la possibilità di incontrare e conoscere Elsa Fornero. Da noi, in particolare da Vito Petrocelli, nostro validissimo collega della Commissione Lavoro, è stata pesantemente attaccata per la riforma previdenziale che ha attuato.
Quando Petrocelli ha concluso il suo intervento in commissione speciale, i colleghi del PD e del PDL di Scelta Civica lo guardavano contenti. Sì, hai detto bene, finalmente Elsa Fornero ha preso la parola e ha detto con tutta onestà, io l'ho apprezzata, ha detto: voi adesso contestate me, ma io questa riforma l'ho fatta con i voti di quei signori, che nell'arco di 3 mesi cambiano immediatamente opinione, semplicemente per questioni elettorali, per questioni di immagine. Altro problema per far capire chi sia la gente con cui ci si chiede di stringere accordi. Viene convocata un'assemblea di sindaci e di presidenti dei tribunali di quei comuni in cui causa geografia giudiziaria si sono chiusi dei tribunali. Per la provincia di Cosenza ne sono stati chiusi diversi, in particolare Rossano, ma ce ne sono tanti e tanti altri, e tutta Italia in pratica ha avuto una forte stretta sulla spesa giudiziaria. Ora, lo dico in premessa, noi come movimento siamo a favore di una forte riduzione della spesa burocratica dello Stato. Relativamente al capitolo giustizia, noi pensiamo che si possano chiudere tanti tribunali in funzione però del volume di servizi che effettivamente erogano alla popolazione, in funzione delle caratteristiche del territorio su cui quel tribunale interviene, e dopo aver per esempio promosso l'informatizzazione della giustizia, perché io ho avuto modo di ragionare con Nicola Gratteri, con Gerardo Colombo, con Piercamillo Davigo, e loro tutti mi hanno chiesto: per le notifiche utilizziamo la PEC, la posta elettronica certificata, si risparmierebbe una cifra enorme, forse 500 milioni di euro l'anno, si diminuirebbero i tempi su cui gioca molto spesso l'avvocatura per ottenere prescrizione, dilatazione dei tempi e via dicendo, e si potrebbe avere una giustizia più veloce e più certa. Quindi è un complesso di iniziative che si debbono prendere nell'ambito appunto della riforma della giustizia. Ma torniamo al dunque, vado a questa riunione, ci sono tanti, e allora mi sento dire dalla Bindi, che è stata eletta in Calabria, perché la Bindi è calabrese, non so se lo sapete, che bisogna intervenire a favore del tribunale di Rossano e di altri tribunali calabresi. Poi intervengono anche i colleghi del PDL sostenendo che si debba intervenire a favore sempre di questi stessi tribunali, e poi interviene Nicola Molteni, deputato della Camera, che si presenta in questo modo: io ero capogruppo della Lega Nord in Commissione Giustizia nella passata legislatura e ricordo, perché ho ancora buona la memoria, lui è un parlamentare, noi senatori invece per l'età iniziamo ad averla debole, e ricordo che questi stessi gruppi che oggi si battono a parole per la riapertura dei 31-32 tribunali che si volevano salvare sono stati quei gruppi che hanno votato a favore della misura che la ministra Severino ha voluto, per cui a distanza di pochissimi mesi, solo e soltanto per esigenze demagogico-elettorali, qua si cambia idea. Ma l'importante non è cambiare idea, l'importante è presentarsi ai cittadini in un certo modo per ottenere consenso, senza dir loro la verità, falsificando la realtà e pertanto ottenendo un facile consenso. Io ho sempre sostenuto, anche e soprattutto da padre, ma da persona normale, che in primis si debba dire la verità. Poi magari si può ragionare sul modo in cui dirla stessa, ma la verità va detta. E la verità per i prossimi mesi è che noi avremo sempre più problemi. Oggi venivo in automobile e sentivo per radio che il Comune di Roma avrebbe chiesto l'intervento del governo, perché altrimenti rischierebbe la bancarotta.
non sarebbe la prima volta in cui un governo interviene per salvare un comune di certe dimensioni. Voi ricorderete che anche il comune di Catania, e Catania ha quasi 500.000 di abitanti, venne salvato pochi anni fa, perché alla guida dello stesso c'era un certo Scapagnini, che era il medico personale di Silvio Berlusconi. Ora, se noi soldi pubblici li spendiamo non in funzione di merito e demerito, ma semplicemente perché quello è amico mio oppure no, noi non sappiamo gestire la cosa pubblica nel rispetto di noi cittadini. Ed è questo quanto dobbiamo far passare come una vera e propria rivoluzione culturale. Per questo motivo io sono sempre più convinto, avendoli conosciuti, non c'era più il filtro televisivo oppure il filtro del giornale, l'ho conosciuti direttamente, mi sono reso conto che è una classe dirigente che va mandata a casa. Io ho tanto, 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 tanto rispetto per gli elettori, molto meno per gli eletti. L'elettore, di qualunque partito sia stato elettore, ha tutto il diritto di venirmi a far le pulci, perché mi deve controllare, e se sbaglio mi deve anche prendere a calci nel sedere per indicarmi qual è la direzione da seguire. Io ho un dovere di trasparenza nei confronti di chi vota, ma anche di chi non vota perché magari ha 14 anni ed è un cittadino in pectore pur non essendolo de iure. E nei confronti degli italiani tutti, noi eletti, abbiamo dei sacrosanti doveri. Tutto questo, ve lo posso garantire, in molti se lo sono dimenticati. Noi abbiamo chiesto, ricordiamocelo, attraverso un post di Beppe, firma qua. Se Bersani, chi per lui, avesse accettato una riflessione su questo tema che per noi è irrinunciabile, chissà. Ma non perché il movimento avrebbe fatto alleanze con i partiti, perché i partiti iniziano ad essere sempre meno partiti e sempre più formazioni politiche vicino all'elettorato, vicino alle persone, vicino ai cittadini. Invece no, loro vogliono continuare a conservare lo status di privilegiati, perché vi posso garantire che noi siamo privilegiati. Io ricordo di essere stato in Senato qualche giorno prima dell'insediamento dello stesso, per le formalità burocratiche, come si suol dire. Stavo per uscire dal Senato, un commesso fa un balzo di quasi un metro e mezzo per aprirmi la porta. Io l'ho guardato strano, la porta del Senato, la porta dell'uscita principale del Senato, dell'ingresso principale del Senato pesa un botto, pesa un accidente, però penso di essere ancora sufficientemente in forza per aprirlo da me, e me lo sono guardato. No, no, prego senatore, c'è una tale seduzione che il potere in qualche modo riesce a produrre da far capire quale sia in segreto. Io ho chiesto a me stesso e a tutti gli altri, qua dentro stiamoci il meno possibile, stiamoci il necessario, perché altrimenti verremo poco alla volta massificati, omologati, risucchiati. Noi ci dobbiamo stare il giusto. Io ho un collega, lui è molto più radicale, rivoluzionario, insomma, come volete dir voi, dite, di me, da tanti punti di vista, è Carlo Martelli, ha tutto il mio affetto e tutta la mia stima. Carlo è così, come posso dire, è così Carlo Martelli, in aula si trattiene, ma quando va in commissione
si toglie la cravatta, si toglie la giacca e stai camminando. Per me quello è un atto nella sua semplicità straordinariamente rivoluzionario, perché contravviene una regola che appartiene a liturgie che ormai sono vuote ed ipocrite. Quando i miei colleghi, io non c'ero perché quel giorno ero al Quirinale, si sono tolti la giacca e la cravatta, sono stati accusati dai colleghi del PD e del PDL e degli altri gruppi di aver offeso il Senato. Ma io offendo il Senato quando vengo meno alla funzione di Camera dei cittadini italiani, negando per esempio nella discussione del decreto salva Ilva, negando, noi avevamo presentato questo emendamento, costava mi pare 2 o 3 milioni di euro, messa in sicurezza della scuola elementare e della scuola media inferiore che si trovano nel quartiere Tamburi a Taranto. I ragazzini sono dotati di sistemi immunitari ancora in formazione, quindi sono deboli questi sistemi immunitari, i ragazzini sono quelli più esposti alle emissioni che l'Ilva produce. Gli vogliamo dar un minimo di sicurezza in più in attesa della bonifica complessiva, visto che debbono continuare le produzioni? Neanche questi. Poi però hanno trovato i soldi per l'IMU. Io mi offendo in quanto senatore, così si deve dire, no? Della Repubblica, quando non ne riusciamo a salvaguardare per esempio gli inidonei della scuola. Gli inidonei della scuola sono quelli che non possono più insegnare causa malattia oncologica, causa sclerosi, causa quindi patologia straordinariamente seria. Benissimo, là non si tutela né il diritto alla salute né il diritto alla salute, al lavoro. E anche in questo caso accanto a noi c'era il PD, a parole ha fatto una certa battaglia, dopodiché la senatrice Puglisi, responsabile scuola del PD, si è giustificata: ma è la ragioneria dello Stato. Però per l'IMU la ragioneria dello Stato ha trovato la quadratura del cerchio, perché alla ragioneria dello Stato l'input glielo danno i politici. Ed è Saccomanni che per esempio ha presentato le 6-7 opzioni possibili per come ridurre, per come sospendere l'IMU o d'altro. Poi è semplicemente una questione di volontà politica. Io ho imparato tanto in questi anni di scuola da molti colleghi validissimi, molto più validi di me, e in particolare una collega mi citava spesso e volentieri Dante Alighieri, e Dante, citando un grande giurista medievale, ripeteva: le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Si tratta di noi esseri umani. Allora, ognuno di noi ha una storia, ognuno di noi ha una credibilità, questo è anche il motivo per cui noi del Movimento insistiamo per la preferenza. Noi in qualche modo la preferenza l'abbiamo garantita attraverso le parlamentarie. Non c'è necessità della legge per fare ciò che è giusto fare. Noi abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, anche se la legge non è stata di fatto modificata. Noi abbiamo ridotto i nostri costi per lo Stato e per i cittadini, restituendo allo Stato quanto delle diarie e delle indennità siamo riusciti a restituire, risparmiando. Gli altri reputano che si debba seguire un iter legislativo, che però quest'iter legislativo sia straordinariamente complesso e lungo. No, quando hanno voluto, con la Cirielli, con l'Alfano e così via, in 5 giorni addirittura hanno approvato una legge. 5 giorni. E sono le famose leggi ad Silvium, non ad persona, ma proprio ad Silvium, una persona in particolare, con quel nome e con quel cognome. E gliel'hanno anche votate loro. E io ricordavo ancora a me stesso, perché ogni tanto bisogna sollecitare la memoria, si parla tanto di lotta all'evasione fiscale, ma chi è che ha permesso che lo scudo fiscale diventasse legge, non essendo presente in aula
quando si poteva sconfiggere il governo, quei senatori del PD, quei parlamentari del PD che casualmente erano assenti. Ora, tutto questo significa che volendo le cose si possono cambiare. Io sono convinto che qua a Fano, scusate, chiudo con una chicca di campagna elettorale, non soltanto con Adar ma con tutti quanti voi, decidendo voi di autogovernarvi diversamente da come si è fatto fino ad oggi, mettendo al primo posto, come è stato detto, trasparenza e condivisione, trasparenza e partecipazione, tutto potrà cambiare e noi abbiamo necessità il più presto possibile di cambiare ritmo e di cambiare musica, perché il Paese purtroppo vivrà un'accelerazione della crisi economica. Fino a pochi giorni fa noi avremmo rispettato, questo ci si diceva, il parametro del 2,9%, poi è diventato il 3, poi il 3,1, adesso è al 3,2. Questo è tutto maquillage estetica contabile. In realtà servono molti più soldi. Voi avete letto che la ricapitalizzazione di Alitalia è fallita, avete anche letto di Monte dei Paschi di Siena. Chi di dovere in Italia se la voleva cavare con 1 miliardo di euro, però è intervenuta l'Unione Europea, ce ne servono 2,5. Poi siamo nelle Marche, voi sapete che c'è il problema anche cassa di risparmio delle Marche, e sono tanti piccoli problemi. Semplicemente il Comune di Roma ha lanciato l'allarme per 900 milioni di euro. Io non so da dove questi soldi possano essere presi secondo loro. Io so da dove, secondo il movimento, si potrebbe cominciare. E una volta che tu cominci a tagliare da chi ne ha troppi, tu poi accetterai anche che chi sta giù veda e accetti il sacrificio che gli è richiesto, perché intanto chi sta in alto sarà stato abbassato anche di parecchio. Invece no. Vi concludo questa mia riflessione dandovi un altro dato, perché a me piace sostanziare con i dati. Io penso che qua ci siano tanti dipendenti pubblici. Sui dipendenti privati non metto bocca perché è un altro mondo, ma sui dipendenti pubblici si sa che da maggio del 2010 noi tutti abbiamo il contratto bloccato, salvo che i dipendenti dei palazzi, cioè di Camera e Senato, perché in funzione dell'autodichia quelli non sono dipendenti pubblici, sono dei figli di un Dio maggiore, non di un Dio minore, per cui è venuto fuori che per esempio i vari dirigenti e funzionari di Camera e Senato, oltre ad avere l'adeguamento automatico al tasso di inflazione ufficialmente registrato dall'Istat, hanno anche uno scatto stipendiale biennale per le massime figure pari al 2,5%. Per cui un commesso della Camera, quando cominciava, perché adesso sono intervenuti e per decenza hanno dovuto limitare alcune cose, quando cominciava fino all'anno scorso entrava con un contratto di 30.000 euro lordi e rotti annui, per arrivare dopo 20 anni di anzianità di servizio a circa 86.000 euro, per arrivare alla pensione con 35-40 anni, perché veniva concesso anche a loro di arrivare ai 40 anni, per arrivare a circa 124-125 mila euro lordi annui. Come voi capite, un qualunque dirigente pubblico con difficoltà si saluta, cioè si sogna queste cifre, a meno che non sia un direttore amministrativo di ASL, di azienda ospedaliera e così via. Sono realtà complesse su cui comunque si può intervenire, perché anche là si è dato tanto e forse troppo. Io vorrei che tutti quanti si recuperasse quello spirito di sobrietà che ha accompagnato tante generazioni di italiani, i nostri nonni quantomeno, ma anche i nostri genitori. In questo modo noi dimostreremo quantomeno responsabilità per i nostri figli e per i nostri nipoti. Io penso che la cosa più bella che
tutti quanti noi si possa volere, e volerlo insieme, sia consegnare un paese che sia in grado di dare non un diritto in meno a chi verrà dopo di noi. Io ho potuto studiare non perché i miei fossero benestanti, ma perché le tasse universitarie, per esempio, lo consentivano anche ad una famiglia con un reddito medio-basso. Attualmente vi posso garantire che non è così. Se noi pregiudichiamo questi diritti, il diritto alla conoscenza, il diritto allo studio, il diritto a potersela giocare, benissimo, significa che ancor più siamo distanti da quel modello di civiltà che i nostri costituenti avevano sognato. Una società in cui a tutti, a prescindere dalla nascita, era concesso dignità e diritti. A me hanno colpito molto in positivo le parole che il Pontefice ha pronunciato in Sardegna, ed è vergognoso che nessuna istituzione dello Stato dica quelle parole: se non c'è lavoro non c'è dignità. E allora interveniamo su queste emergenze, diamo lavoro, diamo un reddito minimo di cittadinanza. Mi sono sentito dire in Senato dal sottosegretario del governo che la semplice nozione di reddito minimo di cittadinanza era una nozione politicamente divisiva. Siamo stati invitati a toglierla e ci avrebbero accettato una mozione. E io ho ripreso la parola: ci inorgoglisce il fatto che quella nozione sia divisiva, perché così agli italiani sarà chiaro chi ha a cuore gli italiani e chi invece il privilegio, il profitto, la delocalizzazione e via dicendo. Bene. Bene. Avrei tante altre domande da porre, invece diamo spazio al pubblico se qualcuno vuole intervenire. Prima di iniziare con gli interventi del pubblico, però, volevo ricordare che il Movimento ha organizzato un rinfresco a cui si unirà anche Nicola Morra insieme a noi. È un rinfresco di autofinanziamento, per cui ci sarà una piccola cifra da dare, ma è veramente una cifra quasi simbolica, diciamo. Vorrei ricordarvi che noi siamo stati gli unici a rinunciare ai 42 milioni di euro per le elezioni politiche nazionali, in più alle elezioni regionali, lì dove abbiamo eletto e quindi abbiamo acquisito il diritto, abbiamo comunque rinunciato, per cui queste sono forme di autofinanziamento che chi può sarà certamente ben lieto di garantire ad una forza politica che non estorce ma che chiede. Ancora pochi giorni fa alla Camera, perché al Senato non era arrivato, si discuteva del DDL Lelta sul finanziamento pubblico ai partiti. Se avete studiato un pochino il papiello cosiddetto, di fatto era un finanziamento che ricadeva nuovamente sulla fiscalità generale. Se i soldi alla fiscalità generale vengono tolti per darli ai partiti, sarà la fiscalità generale a doverli prendere nuovamente dalle tasche degli italiani. E questa è assolutamente una partita di giro, per cui siamo all'ennesima dimostrazione dell'ipocrisia di Letta, non so se zio o nipote. Bene, se c'è qualcuno che vuol porre domande a Nicola, ecco, si può avvicinare, ecco il primo. Se dici che gentilmente il nome, poi. Nunzio, io sono della Basilicata, sto qui. Ecco, io volevo saperlo. Perché quei soldi che sono stati dati ai partiti, quei soldi che sono stati dati ai partiti, li avete dato indietro di nuovo a questi signori qui? E non ci siamo tenuti noi per dare, diciamo, per aprire una banca, qualcosa per aiutare le piccole e medie imprese, come anche con quegli altri soldi lì, un milione e rotti, quello che vi siete tagliati, insomma, no? Ecco, perché avete dato in mano a questi ladri, diciamo ancora, di prendete questi soldi qui e fate che cazzo volete. Mi sembra un po'... Allora, ringrazio Nunzio e do subito la risposta. I prossimi soldi che verseremo, avendo appunto ridotto la spesa su indennità e diarie,
verranno versati non più sul fondo per l'ammortamento del debito pubblico come abbiamo fatto a luglio, bensì, per questo motivo stiamo tardando, sul fondo che abbiamo estorto in qualche modo attraverso una vittoria della Commissione Bilancio al governo, perché abbiamo ottenuto l'approvazione appunto di questo fondo che erogherà a piccole e medie imprese finanziamenti e quindi credito a tassi agevolati. Sarà un fondo gestito comunque dallo Stato, ma tutti quanti i cittadini italiani potranno versare affinché il credito, ma non a chi che sia, non a Marchionne per capirci, che poi delocalizza, bensì al piccolo falegname, a chi ha la fabbrichetta e viene strozzato dalla banca perché gli viene chiesto di ritornare anzitempo, perché le banche ultimamente stanno lavorando in questa direzione, ahimè. Noi abbiamo ottenuto l'istituzione di questo fondo, però, e questo vi dimostra con chi si abbia a trattare, il governo deve ancora licenziare il decreto attuativo per far nascere il fondo stesso. Già che tutto è stato ottenuto attraverso l'approvazione del decreto del fare, il decreto del fare è stato approvato mi pare o il 6 o il 7 agosto, comunque agli inizi di agosto, prima della pausa estiva, sono passati quasi 2 mesi, per legge loro hanno la possibilità di farlo in 90 giorni, però come al solito si prendono tutto il tempo possibile. Noi stiamo tardando perché poi quando sarà fatto nascere questo decreto ed è questo fondo, noi immediatamente verseremo. E allora avere queste cifre su cui probabilmente anche magari i prossimi consiglieri regionali che verranno eletti dal Movimento potranno iniziare a versare, sarà un segnale straordinariamente forte, perché noi vorremmo che innanzitutto il Movimento si connotasse con la solidarietà di tutti, ma in particolare dei piccoli, a favore di tutti, ma in particolare dei piccoli, perché molto spesso la solidarietà ai forti non è necessaria e neanche giusto farla, ci hanno già tanto di loro. Bene, se ci sono altre domande, prego. Ecco, come so, il nome e domanda. Sono Goffredo Panunzi, sono iscritto al Movimento da febbraio. Io avrei una serie di domande, però ne pongo solo due. Allora, la prima è: come siamo legati noi con la Federal Bank, la BCE e la Banca Nazionale? Chi sono i banchieri della BCE e chi sono i banchieri della Banca Nazionale? Com'è il giro del fumo? Com'è il fatto che questo debito non si riesce mai a estinguere e aumenta di anno in anno? Seconda, la conigliera Rai, chiamata così da Roberto Fico, dove il gubitoso si guadagna 650.000 euro all'anno, dice, poveretto, soltanto 650.000 euro all'anno, però c'è un altro direttore in aspettativa e c'è un altro senatore a vita, anche lui in aspettativa, poi ci sono i giornalisti dirigenti dai 600.000 a 500.000 in giù, praticamente c'è una media su 11.341 persone che guadagna 150.000 euro all'anno, inclusi gli sciacquini, i paninari, eccetera eccetera. Voglio dire, ok, i senatori, i deputati possono legiferare sulla loro retribuzione, ma la conigliera Rai, chi ha deciso che Gubito Osi con la bocca storta e non che a giro libero guadagni 650.000 euro all'anno? Sono 53.000 euro al mese. Ecco, prima di lasciare la parola a Nicola, volevo ricordare che chi fosse interessato all'aperitivo si può prenotare lì al tavolo qui di lato. Mi scordo, c'è anche un'associazione che prima ci ha detto sta raccogliendo le firme contro la vivisezione, quindi insomma se qualcuno poi dopo vuole andare a firmare è lì il banchetto. Allora rispondo alla questione Rai innanzitutto. Lunedì, ve lo posso anticipare, lunedì a Roma ci sarà anche Beppe, si andrà alla Rai.
si andrà alla RAI a far capire certe cose attraverso un'operazione di informazione con un semplice, come si faceva un tempo, volantinaggio. Noi vogliamo far capire che è finito il tempo delle gabbie dorate o delle conigliere, per cui potrà essere RAI, potrà essere qualche altro ente di Stato, ce ne sono diversi. Noi poco alla volta stiamo facendo le pulci, per esempio, anche al bilancio del Senato, perché vi sembrerà strano, ma bilancio del Senato significa anche biblioteca del Senato o tante altre cosine. In RAI, guarda caso, stiamo scoprendo delle situazioni su cui Gubitosi e la Tarantola sono molto spesso stati omertosi. Ci sono appunto le cinque, un tempo si parlava di sette grandi sorelle, adesso sono cinque grandi società, e sembrerebbe per quello che sta venendo fuori che dietro queste grandi società che appaltano servizi da parte della televisione di Stato, in pratica ci siano figli di politici. Quindi noi scopriamo che l'ottima soluzione per riciclarsi sia entrare in un business che ti lascia nella penombra la possibilità di guadagnare tantissimo con mega appalti, con commesse, con licitazioni private, con tutto quello che la normativa ti consente di fare rubando legalmente. E allora su questo noi abbiamo deciso di intervenire, anche perché mi si faceva notare un'ulteriore informazione che dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte di tanti. La televisione RAI è una televisione pubblica, dovrebbe assicurare informazione a tutti. Adesso vi porgo come provocazione, valutate un pochino voi, lasciate stare l'osservatorio di Pavia, valutate voi empiricamente che spazio venga concesso al PD, al PDL, a Scelta Civica, alla Lega, al Movimento 5 Stelle e così via. La risposta sarà abbastanza semplice da ottenere: quella è la televisione non di tutti, ma di tanti, ma non di tutti. I tanti che formano il sistema. Noi adesso siamo qua a dar la spallata al sistema. Per quanto riguarda la questione BCE, là entriamo in questioni assai importanti, secondo me. Io sono un estimatore di Alberto Bagnai, ma sto iniziando, quando posso, a leggere anche Borghi, Gallerani ed altri ancora. Ho letto e ho conosciuto anche Loretta Napoleoni, Pierluigi Paoletti, quindi Arcipelago Scheck. Sono questioni, Krugman, Stiglitz, insomma, così via, sono questioni di economia, ma sono questioni che hanno una loro chiarezza, io vorrei dire, scusatemi l'aggettivo, cartesiana. Siamo proprio di fronte all'evidenza che l'Europa venga governata da strutture non democraticamente elette, non democraticamente rappresentative, è assolutamente inaccettabile. Che l'Italia dell'Europa prenda la sollecitazione al pareggio di bilancio, dimenticandosi poi il reddito minimo di cittadinanza, è un'altra cosa ancor più abominevole, vergognosa. Ci prendiamo soltanto quello che le oligarchie finanziarie e poi anche economiche dettano. Ma io ricordo, e lo ricordiamo forse in tanti, che tempo fa, per esempio, alcuni movimenti decisero di provare a far sentire la loro voce in un cuore europeo particolare, a Francoforte, appunto dove c'è la sede della BCE, appunto dove lavora Mario Draghi. Quelli sono poteri reali su cui noi dovremmo intervenire, senza però dimenticare che bisognerebbe anche ragionare di Banca d'Italia, bisognerebbe ragionare dell'oro di Banca d'Italia. Io personalmente sono convinto di come il nostro Presidente della Repubblica
quando l'ho incontrato il 10 luglio abbia ricordato positivamente Beniamino Andreatta. Bene, a Beniamino Andreatta buonanima dobbiamo la privatizzazione, anzi no, la dissociazione, fra la separazione fra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, ma questa è stata l'operazione necessaria per poter poi privatizzare Banca d'Italia, che di fatto è proprietà di istituti di credito privati che ne hanno in diversa misura quote azionarie. E allora, se Banca d'Italia, dovrebbe essere degli italiani tutti, anche dei miei figli. Invece no, scopriamo che è privata. Ma la cosa peggiore, scopriamo che la nostra sovranità in termini di politica monetaria è stata derubricata a materia evidentemente non meritevole di processi democratici ed è stata attribuita a soggetti che di democratico hanno nulla. Ora, tutto questo è ancor più importante da ricordare se è vero che nel 2014 ci saranno le elezioni europee, se è vero che nel 2014 ci sarà il semestre italiano nell'Unione Europea. Voi vi immaginate l'Unione Europea non più presieduta da Barroso o da qualcun altro, bensì da qualcuno che esprima le voci e i diritti dei cittadini italiani? Quello sarebbe un passaggio per me epocale. Io ci credo, e ci credo nella misura in cui ragionando tutti quanti ci si impossessa di queste informazioni, perché è fondamentale, ve lo vorrei proprio far capire con semplicità, è fondamentale acquisire l'informazione. Se c'hai di fronte questo dato ed è un dato fattuale, oggettivo, non c'è nulla da discutere, non c'è nulla da opinare, la verità è questa. Noi dipendiamo dalla BCE molto più che dal nostro governo, di fatto. Vi ricordate che ad agosto del 2011 arrivò una lettera che proveniva dettata da Francoforte, proveniva insomma in Italia da poteri altri? Beh, a me è stato insegnato che la sovranità appartiene al popolo, questo recita la nostra Costituzione. E ricordiamoci, siamo noi padroni a casa nostra, poi poco alla volta, diventando sempre più europei, saremo sempre più padroni a casa nostra, ammettendo che casa nostra sia l'Europa, ma dobbiamo essere padroni. Qua non so in che condizione si sia, quasi quasi siamo apolidi, siamo del tutto sprovvisti di diritti. Sono altri che decidono quando noi dovremo andare in pensione, quando i nostri giovani potranno affacciarsi sul mondo del lavoro, quando, se necessario, arriveranno a lavorare in Italia, perché ormai è un'emorragia continua a livello occupazionale. Io conservo i contatti con molti miei ex studenti e mentre prima emigravano per l'Alta Italia, dalla Calabria, adesso ci sono stati anni in cui emigravano in Europa, adesso l'Europa non è più da sola capace di fronteggiare questa emergenza, per cui si emigra in Sud America, in Australia, in Nuova Zelanda, in Asia. Francamente io penso che il nostro paese, abbattendo tanti privilegi che ancora ne bloccano le possibilità di condivisione delle risorse, il nostro paese possa far star bene tutti quanti noi e anche di più. E allora su questo noi dobbiamo investire. Non c'è giustizia senza verità, facciamo passare l'informazione. Con l'informazione noi conquisteremo alle nostre posizioni chi avrà il coraggio di abbandonare il pregiudizio ideologico. Bisogna semplicemente promuovere una politica della conoscenza. Tutto qua. Bene. C'è un altro...
chiudiamo con l'ultima domanda di Armando Carabini, però mi raccomando velocissima, anche perché Nicola resterà ancora con noi durante il rinfresco, per cui potrete chiedere direttamente a lui qualcosina, eccetera. Ecco, dopo la risposta alla domanda di Carabini, Adar farà un saluto. Okay. Grazie, ma accusando sempre l'ISO, sempre sintetico. Io qui sono non solo come attivista dei 5 Stelle, ma anche come responsabile di associazioni disoccupate. Quindi le cose che hai detto o lei ha detto stanno nel cuore, stanno nel cuore. E volevo fare una domanda, ma anche una proposta. La domanda, noi qui a Fano come associazioni disoccupati per cercare di salvare le penne, perché la situazione peggiorerà sicuramente, dati che io peggiorerà drammaticamente, abbiamo attivato un esperimento di moneta alternativa, ci siamo studiati tutte le varie monete alternative che esiste, ci siamo inventati un taglietto nostro, però abbiamo delle grosse difficoltà a livello di leggi, regolamenti e normative. Ci siamo resi conto che a livello comunale, anche se si vince, non si risolve più tanto, bisogna agire a livello sistemico, a livello nazionale, quindi siete voi quello che potrete fare, perché so che vi mettono questo rifalero. Allora, io ve lo chiedere, è stato previsto una proposta di legge o comunque un'azione a livello nazionale per facilitare le monete alternative ancorate all'economia reale, però questo è fondamentale, e ancorate al territorio, al concetto di filiera breve, al concetto di salvaguardia, anche perché se facciamo le corna, crollasse qualche cosa a livello nazionale, europeo, se io ho 10 milioni di euro che mi girano qui locale a Fano e rimangano reali, da mangiare la gente glielo do, spiego. E quindi per me questo è una roba fondamentale. Un'altra cosa, un'altra proposta che vorrei fare, la riforma dei centri per l'impiego, è un pianto, è una roba drammatica. Io sono disoccupati, mi girano le giornate al centro per l'impiego, no, non sanno più che fa, battono la testa a tutte le parti, si sentono presi in giro. In Inghilterra te lo trovano il lavoro, cioè te lo impieghi, se lo accetti poi ti arriva un sussidio. Ecco, solo questo, grazie. Sulla questione delle monete complementari, il mio riferimento è Pierluigi Paoletti. Quindi Arcipelago Shack, se vuoi poi ti do anche il numero di telefono, se non lo conosci. Io penso che si debba lavorare tanto, però che io sappia Arcipelago Shack è riuscito a risolvere il problema fiscale che era dato da un'assenza di norma. Quindi loro hanno studiato la questione e sono riusciti a lavorare su questi temi ottenendo qualche risultato. È una realtà che si sta diffondendo ed è una realtà che sta ottenendo qualche piccolo significativo successo, naturalmente sono piccoli. È una realtà che si fonda sull'assioma che l'economia dovrà essere sempre più un'economia non del denaro ma del donare, e di conseguenza implica un'idea di socialità ben diversa. Sul fronte legislativo ti dico che soprattutto alla Camera ci sono diversi ragazzi che frequentano quel mondo, che poi è anche il mondo di Lidia Undiemi e così via, per cui probabilmente là delle proposte di legge, dei DDL sono stati già incardinati. E noi comunque sappiamo anche che a breve dovrebbe partire, non attraverso il cosiddetto portale ma attraverso delle applicazioni, la possibilità che ci verrà data dal blog di interagire con i cittadini che stanno al di fuori dei palazzi, per cui anche tu, se vorrai, potrai interagire con me oppure con la senatrice, ma lei è un'amica, Nunzia Catalfo, che è in commissione lavoro e che, avendo lavorato con i centri dell'impiego in Sicilia, ove l'emergenza occupazionale è ancora più drammatica, se mi permetti, conosce lei stessa le criticità del sistema, per cui lei ha pronto il DDL in cui si chiederà il reddito di cittadinanza con la riforma dei sistemi, dei centri per l'impiego, perché è una leva per far funzionare al meglio il sistema.
Relativamente alla sollecitazione che mai proposto prima, alla sollecitazione occupazionale, vi lascio con un'altra memoria personale di un qualcosa che ho vissuto proprio come un'offesa formidabile a tutti quanti noi, perché io ho la fortuna di un posto pubblico e voi sapete che i dipendenti pubblici fino ad oggi non hanno vissuto grandi problemi, ma molto spesso mi sono confrontato con genitori dei miei alunni che invece vivevano il dramma della disoccupazione, e quando nel giro di pochi mesi perdono il posto ambedue i genitori, vi posso garantire che ti cambia la vita. E lo dico io che lo posso raccontare per interposta esperienza. Bene, decreto del fare. Rinunciamo, o meglio, concediamo ragionevolezza. Questo è stato Dario Franceschini, ha chiesto in capigruppo ragionevolezza alle opposizioni, perché le opposizioni avevano presentato tanti emendamenti, altrimenti avrebbero posto la fiducia sul decreto. Benissimo, io sottopongo la questione ai miei colleghi, in particolare ai colleghi della Commissione Bilancio, e si decide, va bene, dimostriamo che nei fatti noi, siccome lavoriamo per gli italiani, vogliamo dimostrare ragionevolezza. Da 315 emendamenti ne presentiamo 25, meno del 10%. L'emendamento numero 2, se andate sul sito del Senato lo trovate, dovrei ricordare bene, a prima firma senatrice Laura Bignami. Che cosa si chiede con questo emendamento? È un emendamento non oneroso per le casse dello Stato. Non costa niente. Si chiedeva che l'erogazione di fondi con garanzia da parte dello Stato per l'acquisto da parte di aziende italiane di macchinari industriali venisse assoggettato ad un vincolo, che l'azienda non dovesse delocalizzare. Ce l'hanno bocciato. È chiaro, è cartesiano, non ci vuole due. C'è un qualunque cittadino di destra, di centro, di sinistra, un qualunque cittadino. È ovvio che con una situazione, oppure ti posso dire, perché io ci ho voluto anche ragionare, facciamo così, concediamo questi fondi purché non si delocalizzi per i primi 10 anni, perché poi magari il macchinario diventa obsoleto, fatiscente, e allora in un paese ad alta tecnologia, tecnologia avanzata, potrebbe risultare non competitivo, in un paese che sta capitalisticamente partendo potrebbe risultare ancora valido. Benissimo, ci sta pure, troviamo una via d'accordo. Niente, se ne so fregati. Scusatemi, a loro, di noi persone normali non gliene può fregare di meno. Scusate, io adesso vi devo lasciare perché... Bene. Ringraziamo Nicola intanto della sua chiarezza con cui ha esposto le problematiche. Con cui ha esposto le problematiche. Ora passo la parola ad Ada per un saluto. 30 secondi, insomma, ecco. Lo vedo un po' provato, Nicola, ora che andiamo a prendere qualcosa da bere insieme, insomma. Penso che vi abbia fatto piacere, insomma, stare qui e informarci, sentire un po' direttamente dalle parole di chi sta in campo, in questo caso in Parlamento. E vi invito solamente a continuare a seguirci, a stare collegati, stiamo collegati tutti insieme, perché questa è solo una prima tappa di un giro che è iniziato solo oggi, quindi, e si concluderà alle elezioni del 2014, per fare insomma un'iniezione di entusiasmo, insomma di carica ci vuole sempre. Penso che questi incontri siano non solo formativi dal punto di vista, no, dell'informazione e mentali, se vogliamo, ma anche insomma di carica emotiva. Penso che insomma, no, tutti noi siamo felici di continuare in questo percorso. Quindi vi saluto tutti, ringrazio per la vostra presenza, siete stati tantissimi, siamo molto felici di questo, e vi accogliamo qua all'aperitivo di sostegno finanziario del Movimento 5 Stelle di Fano. Grazie a tutti e arrivederci.